Dopo mesi di addestramento per riabituarlo alla vita selvatica, è stato liberato nell'oasi WWF di Focognano il falco pellegrino trovato sulla lanterna della cupola del Duomo a Firenze lo scorso giugno. È stato ovviamente trovato da una guida turistica e diciamo è stato chiesto alla polizia provinciale di intervenire, e noi questa attività la facciamo perché la dobbiamo fare istituzionalmente, cioè quindi la facciamo con la polizia provinciale, con la ASL 10, con il servizio veterinario della ASL 10, che poi si avvale di, anche di professionisti ovviamente esterni al servizio. Quindi per noi è una grossa soddisfazione, però è questo il lavoro e noi cerchiamo di fare adempiendo a quello che è il dettato della legge, cioè la legge per il recupero non è solamente un recupero, cioè un'operazione di tamponamento, ma il recupero avviene quando si reimmette, diciamo, felicemente in natura, nel senso che poi l'animale sopravvive e va incontro solo al destino che la natura poi riserva un po' a tutti noi. Prima di essere liberato, il falco è stato protetto con una speciale mascherina che gli impedisce di vedere e sentire intorno a sé per mantenerlo rilassato. Per la liberazione è stata scelta l'oasi di Focognano per il suo habitat idoneo ai falchi, dato che ci sono molte prede adatte alla loro alimentazione. Quando fu trovato si pensò che si trattasse di uno dei falchi che nidificano da anni sul cupolone, ma fu subito chiaro che era stato addomesticato e che qualcuno lo aveva portato sul Duomo nell'intento fallimentare di liberarlo. Era molto ben nutrito, ma del tutto incapace di volare proprio per mancanza di esercizio. Fu sottoposto dunque agli esami del sangue e ad altri esami, risultando in ottima salute. A quel punto fu affidato all'Associazione Ornitologica Fiorentina per riabilitarlo al volo e alla caccia, con un addestramento durato 2 mesi che si è articolato in 3 fasi. La prima fase è la muscolatura, quindi fargli fare dei voli in sicurezza, in filagna, per venire a prendere l'alimento lontano 30, 50, 70 metri, sempre più. Poi l'allenamento sul vivo, cioè insegnargli ad andare a caccia in qualche modo, e quindi le varie tecniche che gli insegna i genitori al figlio pellegrino, mi sono sostituito, fatti io da mamma e papà. E poi c'è la fase in selvatichimento, nel senso che questo animale non è mai stato toccato da nessuno tranne che dal sottoscritto, e negli ultimi tempi veniva lasciato libero, a peso molto alto, libero di cacciare, poi recuperato ma maneggiato il minimo possibile. Infatti avete visto oggi, appena tolto il cappuccio se n'è andato senza neanche girarsi indietro, quindi vuol dire che andava bene così.